Alla Mondadori di Milano, Gene Gnocchi ha presentato il suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo Cose che mi sono capitate, in scena al Teatro Franco Parenti dall'8 al 13 dicembre. Lo abbiamo incontrato ai nostri microfoni. L'idea nasce da una serie di raccontini che avevo scritto pensando poi di fare delle letture in pubblico, perché faccio spesso letture in pubblico e ho visto che questi raccontini su fatti che mi erano successi funzionavano molto, perché la gente si divertiva, e quindi ho pensato di dare una veste drammaturgica e di raccoglierli e farli diventare uno spettacolo teatrale. Ho collaborato col mio autore di riferimento, che è Francesco Frerico, con il quale ho collaborato quasi 10 anni. In più si è aggiunto questo scrittore modenese che si chiama Ugo Cornia, che già conoscevo da tempo e che apprezzavo, e che si è prestato a scrivere qualche pezzo che poi è entrato nello spettacolo. Tra i vari episodi ce n'è uno in particolare che vuoi raccontarci? C'è ad esempio la volta che ho superato il provino per entrare nei California Dream Man al posto di quello di colore, perché era morto lui durante un addio al nubilato, gli avevano messo una moneta da 2 euro in un posto dove non si poteva, lui era deceduto, e ho fatto questo poi, ma ci sono tantissimi episodi, saranno più di 100.